Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di nuovo di giuntare i cavi LAN Ethernet, ma parliamo di una giunzione particolare, cioè di una giunzione fatta in esterno. Perché noi, come uomini di casa o in generale qualcuno, dovrebbe avere bisogno di giuntare un cavo Ethernet in esterno? Beh, perché come sappiamo ci sono alcuni apparecchi che vanno per forza montati in esterno. Per esempio, se abbiamo delle telecamere di videosorveglianza nel cortile, nel parcheggio, nel garage, oppure se abbiamo delle antenne per la connessione internet, delle antenne wireless, che diventano sempre più comuni, soprattutto in quelle zone d'Italia un po' disagiate, collinari, montuose, dove si fa fatica ad arrivare con i cavi. Come facciamo a giuntare i nostri cavi in esterna? Oggi parleremo proprio di questo e parleremo soprattutto degli standard per la giunzione dei cavi in esterna. Ma non voglio tediarvi oltre con altri particolari, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, dicevamo giunzione del cavo LAN. Per giuntare il cavo LAN in esterno bisogna usare una cosa come questa. Adesso io incomincio a mostrarvi come si smonta, così incominciamo a vedere che cos'è, ma di fatto è una semplice presa femmina-femmina che viene protetta da gomma e plastica per evitare che polvere e acqua si inseriscano dentro. Io ho utilizzato uno standard IP67 che vi sto mostrando in questo momento perché l'ho trovato su Amazon con una velocità maggiore, una categoria 6A che arriva fino a 10 gigabit. Che differenza c'è tra l'IP67 e l'IP68 che invece vi sto mostrando in questo momento? Beh, la differenza è solo una questione di acqua in cui riesce a resistere. L'IP67 resiste alle intemperie, resiste alla polvere, ma può essere immerso totalmente in acqua solo per una mezz'ora circa. Dichiarato per mezz'ora, io non arriverei a mezz'ora. L'IP68 invece resiste alla polvere, resiste alle intemperie e può essere immerso il cavo in acqua per circa 3 ore fino a una profondità addirittura di 3 metri. Quindi veramente resiste all'impossibile. Io questa volta ho scelto l'IP67 perché, come vedete, su Amazon l'ho trovato con categoria 6A, quindi che arriva fino a 10 gigabit. Tra l'altro, se volete vedere un video sulla differenza delle categorie dei cavi, vi rimando sempre al mio solito video che parla di quali sono le differenze tra le varie categorie dei cavi Ethernet. Adesso cosa andremo a fare? Andremo a provare se quello che viene detto è vero. Tra l'altro, queste giunzioni, come vedete, non è che hanno un costo irrisorio, perché come vedete costano più di 10 euro, quindi dobbiamo essere sicuri che funzionano. Io proverò un IP67 che già dà delle garanzie che sono superiori a quelli che qualsiasi ambiente esterno può creare. Andiamo a fare il primo esperimento. Come primo esperimento, io, come vedete, ho inserito due cavi. Vi sto mostrando anche come si fa a montarli. E adesso vado a metterli sotto la doccia. Voi dite perché? È perché volevo simulare un po' di pioggia. Quindi li tengo sotto la doccia per un po' e poi andiamo a vedere che cosa succede. Come avete visto, li ho tenuti sotto l'acqua della doccia per qualche minuto. È vero che magari può piovere anche per diverse ore, ma è anche vero che la pioggia difficilmente sarà così torrenziale da puntare direttamente sul nostro cavo. Vogliamo giusto vedere se questo tipo di giunzione protegge il nostro cavo dall'acqua. Adesso io lo smonto e anche se voi probabilmente non riuscite a vederlo o non noterete la differenza, all'interno i nostri cavi sono perfettamente asciutti e sono veramente contento di questa cosa. E allora adesso devo per forza fare il secondo test, l'immersione nell'acqua. Quindi ho preso la mia bella bacinella di acqua, adesso ci butto dentro il mio cavo e lo lascio lì per il tempo indicato dallo standard, cioè mezz'ora. Lo lascio lì mezz'ora e vediamo cosa succede tra mezz'ora. Adesso andiamo di nuovo a smontarlo per vedere se all'interno è asciutto oppure no.
Allora, voi difficilmente noterete la differenza perché qua sul nero, il grigio non si capisce niente. Quello che vi posso dire è che la guarnizione, quella parte di gomma che sta sul cavo, stavolta l'ho trovata bagnata rispetto a prima, però all'interno il nostro cavo è perfettamente asciutto. Quindi possiamo dire con certezza che questi tipi di giunzioni funzionano. Possiamo metterli all'esterno, essendo sicuri che polvere e pioggia non vadano a inficiare sul nostro cavo e quindi sulla nostra velocità di connessione. Tra l'altro, se avete un sistema di videosorveglianza, potete anche cablarlo in maniera che vada molto più veloce della vostra connessione internet. Quindi veramente potete arrivare anche a 10 gigabit o addirittura di più. Quindi è importante scegliere bene il tipo di giunzione e scegliere bene il tipo di cablaggio per la vostra rete di videosorveglianza. Detto questo, io spero di avervi detto tutto, quindi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici. Sotto in descrizione vi lascio il link sia di quello categoria IP67 che ho usato io, che quello di categoria IP68, quindi che resiste sotto l'acqua per 3 ore. Vi lascio tutti i link che possono esservi utili, compresi il link al mio sito uomodicasa.it, dove andrete a, se volete, leggere tutto l'articolo che riguarda l'aggiunzione dei cavi. Io farò solo un'aggiunta per quanto riguarda l'aggiunzione dei cavi in esterna. Insomma, fate un po' quello che volete. Se avete delle domande, fatemele qui sotto nei commenti e io sarò lieto di rispondervi per quello che possono essere le mie capacità. Detto questo, di nuovo, pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.